Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Allora, si parte con uno squad builder, una richiesta veramente particolare, veramente difficile da soddisfare. Purtroppo non riuscirò a soddisfarla. E prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace a questo video, commentate qui sotto con uno squad builder che vorreste vedere su questo canale. Magari avete un mezzo milione, un milione e mezzo, avete quei due o tre giocatori non scambiabili che vorreste vedere nel team. Io cercherò di inserirli, cercherò di rispettare il budget, cercherò di creare una squadra che sia quanto più piacevole possibile, anche secondo una mia opinione. Ragazzi, ripeto, sono opinioni molto 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 soggettive. Ovviamente dipende moltissimo anche dal vostro stile di gioco. Io ho un determinato stile, voi avete un altro. Magari io skillo poco, voi skillate tanto. Magari io tendo molto a fare tanti passaggi, a fare un possesso palle elevato, voi tendete molto a tirare. In base al proprio stile bisognerà scegliere il giocatore giusto. Allora, questa è la squadra, diciamo, incompleta. Questi sono i sei giocatori che mi sono stati richiesti: Belotti, Obiettivi, Gervinho, Flashback, Paquetà e Bale, Compleanno Foot, Atal e Lucas, Shapeshifters o Mutaforma. Allora, purtroppo Atal e Lucas non riuscirò ad inserirli perché, secondo me, abbiamo già un Bale come esterno al posto di Lucas, che se non sbaglio Bale ha un 4-5, lo vediamo subito perché queste versioni football sono veramente interessanti. Ha un 4 di skill e 5 di piede debole, perfetto. Poi c'è Paquetà che ha, se non sbaglio, 5-4. Andiamolo a vedere subito. Ha un 4 di skill e 5 di piede debole, perfetto. Gervinho 3-3, Belotti 5 di piede debole e 3 di skill. Allora, io la squadra la farei così, per un 4-4-2, che poi potrebbe diventare tranquillamente magari un 4-2-3-1. Però mettere o Belotti o Rush come COC, secondo me, non ci sta per nulla. Il problema è: Paquetà non è proprio un centrocampista centrale, sì, assolutamente. De Jong è un centrocampista centrale e ci sta. Può fare, volendo, il mediano in casi estremi. Io consiglio di lasciare più che altro il 4-4-2 e di tenere Rush e Belotti in attacco. Perché Rush e Belotti? Perché il fatto è che dobbiamo dare intesa a Bale. Oppure stavo pensando proprio ora una cosa del genere: mettere un Belotti, togliere Rush, mettere un Belotti centrocampista centrale, togliere Rush, e qui ci mettiamo un centrocampista brasiliano icon. C'era un Socrates che, se non sbaglio, ha un 5-4. Scusatemi se mi confondo. Allora, abbiamo Socrates, abbiamo Rivaldo. Allora, mettiamo Socrates. Ora devo vedere un attimo, non quello che costa tantissimo, un 4-5, perfetto. E come COC ci sta, però noi abbiamo bisogno di un mediano, purtroppo, e quindi non ci siamo assolutamente. Vediamo un po' nelle icon se c'è, non mi ricordo, mi sembra che non mi ricordo. Oppure possiamo metterci tranquillamente un icon, non ci serve a forza un brasiliano, un icon che faccia da mediano. L'andiamo a trovare subito con la ricerca icons, all position, CCCDMS. CHM, perfetto. Per il prezzo, io opto sempre per un prezzo non elevato. Che qualità deve avere, secondo me, un mediano? Beh, difesa e fisico in primis, tipo un Vieira, no? Ma costa troppo. Poi un minimo di passaggio, volendo anche. Altra cosa che andrei a valutare è il prezzo. Tipo abbiamo un Roy Keane, che come mediano non sarebbe nemmeno brutto. Beh, lo inseriamo momentaneamente. E vediamo un po' quale altro mediano si può ottenere tra le icon. Beh, ci starebbe un Gattuso Prime Moments, Icon Moments, disponibile tramite l'Icon Swap. Rijkaard Prime, Guardiola Prime. Ragazzi, davvero si può mettere chi vuoi, chi volete. Se stai guardando questo video, beh, per me potresti fare questa squadra. Poi, se metti... Allora, mettiamo ad esempio Keane, no? Se metti un centrocampista centrale o un mediano in attacco, lo switch in attacco, poi passi al 4-2-3-1. Dipende, se ti piace il 4-2-3-1, usa il 4-2-3-1. Io consiglio assolutamente 4-2-3-1 con gli esterni. È un buon modulo completo a centrocampo, in difesa, in attacco, insomma, ci può stare.
mettendo così la squadra De Jong e Kane come centrocampisti difensivi centrali CDC, Paquetà COC esterni, Bale, Gervinho attaccante, Belotti. Bene. La difesa Hernandez, Romagnoli, Lenglet e Medo è una difesa secondo me abbastanza buona. Non è top, però ovviamente non voglio strafare con il budget, sennò poi mettiamo 10 milioni di budget di squadra e mettiamo chi cacchio vogliamo senza limiti e senza vincoli. Ovviamente non tutti hanno quei 10 milioni. Ragazzi, non ce li ho nemmeno io, sinceramente. 10 milioni, ho 5, 6, 7 milioni, non mi ricordo ora di preciso. Comunque, ora passiamo alla seconda squadra. Allora, la seconda squadra composta da Gervinho, poi Belotti, vabbè, e da Paquetà. Non scambiabili, ovviamente, perché sono tutte e tre non scambiabili. Core budget, beh, questo è più ristretto, 300.000 crediti. Visto che abbiamo questi giocatori della Serie A, visto che possiamo puntare magari già a una full Serie A, vediamo di fare una full Serie A competitiva, anche se comunque qualche problema ci sarà. Allora, siccome dobbiamo rientrare nel budget, dobbiamo mettere giocatori che appunto rientrino nel budget, tipo un Alan. Ragazzi, non mi volete ammale, ma bisogna mettere un Alan. Io in porta ci metterei sempre i soliti, Ter Stegen. Questa volta mettiamo Umtiti e va Lenglet, perché Varane costava di più. Lo metto qui un attimo, costava un bel po', 93.000 crediti. O Sergio Ramos, che costa di meno quest'anno, mi piace come cosa, a me piace come difensore centrale. Lo mettiamo magari al posto di Umtiti. È buono, buonissimo. Facciamo così, qui mettiamo, no, qui spostiamo, perché dobbiamo metterci, questo è un grande problema, dobbiamo metterci un centrocampista centrale brasiliano, che Casemiro. Ma Casemiro a me non piace particolarmente, ho provato anche la versione 63, veramente una chiavica, detto proprio papale papale. Qui bisogna metterci un terzino sinistro della... Ma possiamo metterci Hernandez, è vero, Hernandez. Vediamo un po' la versione in form. Mettiamo il base, purtroppo non si può rientrare nel coi crediti. Qui mettiamo Odriozola. Oppure chi altro ci sono? Semedo, Odriozola. Perfetto. Come esterno ci metterei, a me piace Bale. Oppure ci possiamo mettere Semedo. Mettiamoci Semedo, così ci mettiamo Dembélé. Così facendo rientriamo nettamente nel budget di 238.000 crediti, 240, quindi sotto i 300.000 crediti. Solo che a me non piace quel Casemiro lì messo, sinceramente, ecco. Non mi piace particolarmente, voglio proprio toglierlo, ma bisogna capire chi metterci, ragazzi. E niente, ragazzi, mi sa che per il momento ci metto Casemiro. Poi magari ditemi voi, commentando qui sotto, chi ci si può mettere, sempre rientrando nel budget di 300.000 crediti, mi raccomando, ragazzi, perché ora come ora non mi viene, perché questi alcuni squad builder sono fatti al momento, non sono premeditati, quindi sono molto diretti, non sono troppo pensati. Quello di prima l'ho un attimo fatto meglio per capire un po' come andare ad inserire. E ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo squad builder. Non è dei migliori assolutamente, 300.000 crediti, un budget ristretto, giocatori diciamo non top top, però per quel budget bisogna un attimo capire chi mettere. E ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questi squad builder. Se vi piacciono mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete hashtag NMF con GB Sport. Saluta e da qui. Ciao belli. Il suono di averlo di affrontare.